A Cardito, presso il Nemea Energy Village, una struttura che propone un'esperienza olistica, improntata sul benessere fisico e mentale della persona. È stato presentato il libro di Tommaso Travaglino, La scuola bocciata. Un periodo storico nel quale Renzi licenzia la buona scuola? Tommaso Travaglino presenta il suo libro La scuola bocciata. Perché bocciata? Bocciata perché è una scuola marginalizzata, troppo spesso svilita, messa ai margini, che vive nella periferia del mondo. Una scuola che dovrebbe essere centrale e che centrale non è. Non andiamo a cercare le responsabilità, insomma il libro fa una disamina e cerca di comprenderne i motivi, anche i motivi storici di tutto questo, ma una scuola che non forma l'uomo, perché se noi accendiamo il televisore e guardiamo il telegiornale, il problema è che tutto quanto accade è il risultato di una scuola che non ha formato un uomo che democraticamente deve essere formato alla scuola, perché la scuola è l'organo, l'agenzia, l'ente formativo che istituzionalmente deve formare l'uomo nella sua integralità. Non ricordo più il nome di quel mio compagno d'asilo, né il suo volto. Ricordo però bene il suo sorriso. E ricordo anche che quando lo abbracciai a lungo, lo strinsi forse, forte. Lo strinsi forte per dimostrargli il mio affetto. Perché un bambino di 5 anni non ha convinzione. Forse proprio per questo ha occhi per vedere, orecchie per sentire e un cuore per ascoltare. Si è molto parlato di questo libro e noi lo presentiamo stasera qui a Nemea tramite l'associazione Comunitas. E in verità questo libro è venduto soprattutto al nord. E perché secondo te? Beh, un po' come mi scrisse Beppe Matulli, ex sottosegretario al governo Ciampi all'istruzione, mi scrisse: voi napoletani, insomma, quando scrivete avete una marcia in più, anche perché sono raccontate molte storie. È un saggio definito saggio narrativo, c'è la riflessione ma c'è molta narrazione, c'è molto racconto della mia esperienza, insomma 25 anni nella scuola, 10 anni come sindacalista, quindi ho visitato molte scuole, ma non credo sia solo questo il motivo, forse anche un po' colpa mia, perché nelle mie terre ho tardato un pochettino a presentarlo, ho presentato a Roma, Milano, Pescara, Ascoli, insomma, quindi sono arrivato tra virgolette un po' in ritardo nel giro che ho fatto da queste parti. Alcuni ricordano anche gli episodi comici che tu hai descritto all'interno di questo libro. Sì, sta andando soprattutto anche per un po' i racconti, speriamo che me la cavo, anche se poi tutti quelli che poi alla fine leggono il libro e recensiscono il libro, compresi i recensori di nome, voglio dire, l'abbiamo immaginato come un libro divertente e leggero, poi abbiamo scoperto un saggio molto profondo che analizza il ruolo, la mission della scuola nella società contemporanea. In quel piccolo asilo comunale che ho frequentato da bambino, nel quale tutti gli alunni vestivano con un grembiulino bianco e un grosso fiocco blu, oltre a Pasquarella e la Bidella, c'erano due maestre. Solo due, infatti, erano le sezioni. Non ricordo nessuno dei miei compagni, né la maestra di quell'altra sezione. La mia, invece, la ricordo bene. Non ricordo molto altro, ma ancora oggi, vivido nella mente, sopravvive il ricordo di quei tremendi momenti di sofferenza del dopo ricreazione. L'atroce tortura incominciava quando tornavamo dal giardino, stanchi, sudati, ma soprattutto assetati.
Paolo Calabro ha definito il tuo libro l'attacco più forte, più importante alla scuola dopo Lettera di una professoressa di Don Milani. Perché? Perché il libro è stato generato da una mia forte rabbia. Rabbia nei confronti di questa scuola che vive in un mondo separato, che non entusiasma i ragazzi. Una scuola quindi che di fatto non è significativa, perché è una scuola che non entusiasma, che non coinvolge emozionalmente, è una scuola bocciata. È una scuola che non diviene centrale nella vita di ogni alunno. E basta, io dico, lo cito spesso perché io sono presente sui social network, ovviamente, perché sono un insegnante e quindi devo starci nella contemporaneità e nel mondo web. Basta capire come percepiscono i ragazzi la scuola dai social network e si comprende tranquillamente la loro percezione, il loro atteggiamento, la loro relazione nei confronti di questa scuola. Cosa ha bisogno questa scuola per cambiare e per risollevarsi? Ha bisogno di ripensare se stessa, di ridiscutere se stessa ma seriamente, non con la solita riforma di turno che è solo un espediente per tagliare, per fare economia di bilancio e per distruggere e marginalizzare ulteriormente una scuola ormai allo stremo e allo sfascio. E non si parla solo di libri al Nemea Village. Infatti, nello spazio culturale si è anche conclusa la mostra di arte contemporanea dell'artista Antonio Raucci, che ha riscontrato un notevole successo dallo scorso 26 novembre. Io penso che la mostra sia andata abbastanza bene, considerando il nostro territorio che si parla solo di avvenimenti negativi. Fare una mostra da noi è sempre una cosa bella, sperando di aver fatto una cosa che abbia dato un qualcosa a... Molte opere sono l'assemblaggio di oggetti che praticamente sono morti e io in effetti li riscatto facendo, sempre riallacciandomi alla memoria della mia infanzia, perché in effetti tutti gli oggetti che vediamo sulle opere mi riportano a una mia infanzia, col legame che ho avuto con mio padre. Infatti ogni oggetto che per me è un fotogramma della mia vita, cercando di fare di spronare i ragazzi cioè che possono fare qualcosa e vedere qualcosa e non sentire solo, cioè, notizie negative.